Questa è una miniera? Ecco qui, stiamo entrando nella miniera, nella grande miniera Serbarius. Ho detto bene? Serbarius. Stiamo entrando nella grande miniera di Serbarius. Guarda. Guarda. Queste sono le vecchie scavatrici, vedi, col rullo davanti. Sì. Proprio per grattare. Dimmi che... Quelli sono di... Sì. Vabbè, adesso scendo. Se siamo già arrivati qui con le macchine, scendo così. Dove andiamo? No? Dove sono i miei? Ciao. Sono qui, però volevo giustamente... Ciao, vieni ciao, qua. Fammi scendere. Sì, scendo anch'io. Se volevo un attimino rendere... Sì. Spiegarti la cosa. Eccoci qua. Bene. Ciao Manella, vuoi fare un saluto? Siamo in diretta. Sì, siamo qui alla miniera di Serbarius, abbiamo un incontro con gli operai dell'Alcoa che ci stanno aspettando. Hanno chiesto espressamente che Beppe venisse a trovarli per condividere comunque questa situazione abbastanza grave che li riguarda ormai da troppo tempo. Li vediamo là in lontananza, ci stanno aspettando trepidanti. Bene, qualcuno mi può fare il favore di prendere il mio giubbotto che è lì dentro il furgone? Grazie. Diciamo che da questa miniera sono stati i ministri, non so se ricordate quelle immagini o quelle. Beppe è tutta un'altra storia, perché lui ha 5 persone, c'è grande attesa per lui. Beh, grazie, ciao Samuela. Allora, vediamo se riesco a recuperare il mio giubbotto. Lo stanno cercando. Sì, è uno di quelli che Beppe ha usato come guanciali. Questo? Esatto, grazie mille. Eccolo qua, gentilissimo. Scusate, ci riuniremo in una sala dove c'è anche la 220 per caso, la possibilità di mettere una spina? Sì, forse di alta parte. Ottimo, allora prendo anche lo zaino. No, più che altro il router. Va bene. Vuoi che ti tenga la parete? No, invece se mi fa la gentilezza di prendermi lo zaino, quello mio che c'è dietro lì. Sì, grazie. Ok ragazzi, grazie. Cercherò di migliorare il discorso del vento, cioè di proteggere il microfono dal vento. Sì, c'è un po' di vento, ecco, lo tengo in mano. Intanto vi faccio un bel primo piano di questa macchina che veramente sembra qualcosa di infernale. Guardate qua che roba. Quello dove c'è scritto salvo manderà. Ecco, vedete? Questa è una specie di ruspa, una macchina veramente proprio che ti dà l'idea della forza, della potenza. Guarda qua che roba. Sembra un po' anche un carro armato con questi cingoli. Ecco qua, vedete che roba. Beh, questa non credo che viene ancora usata. Ecco, vedete? Credo che questa non venga più usata da qualche tempo. Queste erano le prime macchine con cui facevano gli scavi in miniera. Erano le prime macchine, sì, siamo intorno ai primi del Novecento. Questa è messa qui come monumento. Esatto. Per far vedere come i minatori sardi scendevano con questi aggeggi, venivano dietro, la terra veniva portata fuori. Molta se la respiravano e poi morivano di silicosi. Questo è l'esempio di come si lavorava in miniera. E temo di come si lavora tuttora comunque. Beh, le macchine sono un po' cambiate, lo possono dire anche loro. Okay. Però il sistema rimane lo stesso, solo che stanno un po' più indietro rispetto al polverone. Perfetto. Questo era l'esempio di come si lavorava.
Grazie. Allora, vediamo se è lo zaino. Chi mi sta portando lo zaino? Qualcuno ha trovato il mio zaino? Ah, eccolo. Ah, grazie. Grazie mille. Multinazionali, ah, okay, che erano specializzate nella pellicola, esce il digitale, la coda chiude, morta, licenzia migliaia di persone, la Fuji usa gli acidi che aveva per la pellicola, non licenzia nessuno, riconverte nella più grande azienda di cosmesi del mondo. Ah, è passata da questa... usando il know-how, gli operai, gli acidi e le materie prime, riconverte. Cioè, ci sono fatti, prima noi abbiamo la Ferrari, con la pellicola, il digitale, e allora stanno riconvertendo, c'è un progetto dell'università che sta riconvertendo la pellicola in pannelli. Devo prendere anche il treppiede, il monopiede. Devo prendo? Ah, no, è lì. Allora, noi siamo una, abbiamo il carbone, lo stesso, abbiamo il carbone, abbiamo la coperia sopra. Qua abbiamo il carbonile, hai capito? Abbiamo fatto l'esposto perché è tutto fuori. Il carbone va eliminato, ormai va eliminato dall'immaginario col carbone. Beppe, c'è ancora chi considera il carbone è una cosa strategica. Sì, ma per un discorso della nazione. Se tu vai a vedere la produzione di energia è fatta a carbone, 40%, petrolio, poi vai a vedere idroelettrico e poi vai fotovoltaico 2%, cioè fotovoltaico il geniale 2%. Sono già arrivate le lobby del vento, noi dobbiamo fermare. Bisogna, secondo me, fare una cosa. Ci riprendiamo la Sardegna, cioè politicamente. Qui non abbiamo lo Stato, non c'è più un Lazio, arrivano qua, liberalizzi il mercato. Ma lo Stato, l'energia deve essere in mano con lo Stato, ma con i controcassi, mettere dei paletti. Cioè, qui parliamo di che qui si possono fare degli esperimenti. Siamo in un'isola che è un paradiso. Io cosa gli dico? Siamo il centro del carbone. Io ho parlato con i ragazzi, ti daranno una specie di lettera, diciamo, sì, molto, molto stringata, diciamo, dei problemi che loro hanno. Questi sono dei cassi integrati che praticamente non ricevono da mesi la cassa integrazione. Quindi 40 milioni di cassa integrazione dovevano essere stanziati e non è arrivata una lira. Quindi sono gli ultimi degli ultimi questi, capisci? Sì, quindi, sono gli appalti. Sì, gli appalti. Questi sono quelli che hanno fatto andare via in elicottero i ministri. Cosa gli sentire? Sì, certo. Stiamo a sentire, certo, perché le ha sentite di tutti i colori. Sì, sì, questi guarda, gli hanno promesso tutto quello. Tutto, sono venuti tutti i politici e tutti i politici sono presenti. Gli ultimi sono dovuti scappare in elicottero. E comunque hanno la speranza di prendere qualcosa, perché qua la disoccupazione ormai è a limiti. Il fondo scala ormai non hanno stanziato 30 milioni adesso, ho letto, sbaglio. Sì, per la integrazione. No, hanno stanziato 30 milioni per il piano Sulcis, ok? Però qua ancora non si è visto nulla. Qui bisogna intervenire proprio individualmente, capisci, sulle persone, certo, adesso certo, immediatamente. Certo, c'è gente, sono tragedie, di che cazzo siamo parlando? Andare lì a dire guarda andiamo al governo, poi quando andiamo al governo facciamo un reddito di cittadinanza, poi bisogna attivarsi famiglia per famiglia. Mettere degli IBAN, dei conti, cominciare a fare un flusso di cassa attraverso la rete, attraverso il blog, attraverso la generosità, famiglia per famiglia, mettere così quanti sono questi. Non lo so, di preciso non lo so, sono tantissimi, guarda. Ognuno si prende 10 famiglie. Cioè ogni blog, il problema è che il resto è il tessuto sociale, il tessuto economico, non è che sta molto il discorso che deve funzionare qua, perché qua hanno inquinato tantissimo, si fa un tipo di industrie, però alla fine sembra che vanno via, sono presi anche gli incentivi che non erano dovuti per... Rita, è ancora aperto? Devo prendere il treppiedi, anzi il monopiede. Eccolo. Grazie. E poi anche ci dovrebbe essere la mia sciarpa.
Eccola lì. Lascia. Se mi tieni la questo, sciarpa. Faccio un salto felino oppure lo faccio fare il salto felino. Quella sciarpa lì. Perché? Non sei felino? Oh, grazie. Grazie mille. Sì, questo lo mettiamo qua. No. Aspetta però, un attimo, mi si è infilato. Ok. Bene, così andiamo molto meglio. Sì. Sì, ecco, lo zaino, non appena avremo l'opportunità di avere la 220, mi serve per caricare il ruterino. Sì, infatti. Dai, andiamo ragazzi, ci stanno aspettando là. Andiamo. Facciamo. No, io sono pronto. Volevo solo lasciare un attimo. Un responsabile è il ragazzo Manolo, che ha il mio stesso nome, quello è più grazie. Buonasera, grazie di essere venuto qui. Ma scherzo. Io vorrei dare questo casco a nome nostro per chiederti di indossarlo. Sì, certo. No, ragazzi, questo è un momento strano, perché voi le avete sentite tutte. Le avete sentito di cotte, di crude, non sono venuto qua a farvi grandi discorsi. L'emergenza, qua bisogna entrare immediatamente ognuno di voi sulle vostre famiglie, però cosa vengo a raccontarvi? Io faccio un movimento che vuole mandarli a casa a tutti, entrare, mandarli a casa, hanno rapinato il paese, arrivo da Taranto, sono non proprio in queste condizioni, ma sono ammalati, senza lavoro, gente che si è arricchita, qui scontate 20 anni di politica marcia di questo paese, o li mandiamo a casa a tutti. Noi il problema è questo, che mandandoli a casa noi vogliamo, se riusciamo col voto, facciamo un reddito di cittadinanza immediato per l'emergenza. Guardate, io arrivo. Vogliamo i posti di lavoro. Vogliamo lavorare. Sì, ma non di lavoro. Lo so, il posto di lavoro questo, secondo me ce lo dobbiamo reinventare un lavoro. E bisogna pensare alle persone, perché col lavoro vi hanno ridotto così. Sempre con la mira del lavoro, il lavoro vi hanno ricattato fino a ridurvi così. Siamo l'impresa d'appalto, l'anello più debole della catena, siamo stati abbandonati da tutti. Lo so. Noi a oggi non abbiamo ancora certezza se avremo la cassa integrazione. Premettendo che non vogliamo la cassa integrazione, vogliamo lavorare. Però ci sentiamo emarginati, ci sentiamo in qualche modo la parte peggiore, la parte dimenticata, la parte che non è considerata da nessuno. E questo è inaccettabile, perché ci sentiamo anche noi cittadini di questa nazione. Noi crediamo che la Costituzione ci debba garantire gli stessi diritti degli altri. Oggi non è stato e siamo obbligati a stare qua. Io adesso vorrei invitarti, mi permetto di darti del tu, perché abbiamo le persone in discenderia, ti vorrebbero parlare. Si vedono dalla gratta. Così. Ma guarda, questo... siamo un mese qua, buttati in questa... Ma questo, da ragazzi, qua sono via l'elicottero, lo sai? Da qua in inizio via l'elicottero, perché noi non ne possiamo non più. Non c'è nessuno che vada in una piazza, Non c'è nessuno politico che va, ma qui figurati se vengono, ma neanche nelle piazze normali, non c'è più nessuno, si chiudono con la Digos, nei ristoranti, hanno una paura fottuta, perché sta crollando tutto, signori. Siamo di fronte, il Monte dei Paschi di Siena è il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica, ci sono implicati tutti, ai vertici. Mettono Berlusconi che dice 2-3 cazzate per riempire i giornali, perché la stampa fa questo, perché voi avreste anche delle rivendicazioni se l'attenzione fosse su di voi sempre. Appena si spegne l'attenzione, la finestra si chiude, voi siete lì, dimenticati lì. Ce ne sono migliaia di queste situazioni qua.
io sto girando, ma dicevo prima, a Firenze, alla Caritas, vanno a mangiare gli italiani, non c'è più un'ex comunità. Qui siamo in emergenza per... Allora, il lavoro bisogna reinventarselo. E allora, cavare carbone o alluminio dalla bauxite non si può più fare. Questa è una terra che si potrebbe sperimentare veramente un sacco di cose, col turismo, col vostro lavoro, ma rivisto e corretto. Cioè non potete più andare per 1.300 euro al mese, quanto prendete, a cavare carbone, a fare questa attività, che sono attività per ammalarsi, per non avere poi una struttura attorno. Questa è una terra splendida, che potrebbe vivere di turismo. Queste qua io non le avevo mai viste. Però io sono stato nel Galles, in una miniera, l'hanno chiusa, fanno 1 milione di turisti l'anno. Vieni, Beppe, qui avete già un giro così. Potreste, secondo me, tenere il lavoro risanando, ma avendo ma qui bisogna salvare le persone, non il lavoro. Siamo 30 anni, abbiamo fuori, non abbiamo aeroporti, ma hai vista la strada che hai fatto per venire da Sassari? Cioè lo sai che se la fai di mattina e la rifai di sera non è uguale? No, certo, non ci siamo persi tre volte. Abbiamo il 70% in meno di infrastrutture ferroviarie, siamo in un paese che è gestito in modo clientelare totalmente. Da noi non esiste la meritocrazia, non esiste il concetto di lavoro creato nell'interesse dei cittadini. Ci hanno imposto questo modello di sviluppo, che è quello delle fabbriche, 40 anni fa. Ora che sono in crisi queste fabbriche, non c'è più possibilità di avere altro. Non c'è più possibilità di avere altro. Perché è pregiudicata, cosa dell'inquinamento? L'agricoltura, l'agroindustriale, tutte le altre realtà che potrebbero dare una boccata d'ossigeno. Oggi ci troviamo in una condizione che uno non può venire neanche in vacanza, perché pagare il biglietto per venire qua costa tre volte tanto che in altri posti a parità di chilometraggio. Non è possibile, ma noi non ci sentiamo neanche più italiani. Non ci sentiamo più italiani. Comunque andiamo, perché c'è una persona che io vorrei che tu ne vedessi, per vedere in che situazione. Ma questo che mai dato? No, questo non è nostro, non è un lavoratore dei nostri. No, c'è anche il parco. Sì, però non è un lavoratore dei nostri, è una persona. Cosa ne pensi tu di questo? Penso che sia un carrozzone pubblico clientelare che viene utilizzato solo per fare il lavoro, per garantire un bacino elettorale, perché non produce. È come la Carbosulcis, l'unica miniera. Io sono per preservare, siamo per preservare le nostre famiglie, le loro famiglie, però in realtà non producono. Cioè noi vogliamo uno sviluppo reale, positivo, uno sviluppo che non sia drogato dalla politica, che non sia drogato dagli aiuti pubblici. Vogliamo avere la possibilità di poter vivere, di avere un'economia in questo territorio, perché non esiste. 40.000 disoccupati su 130.000 lavoratori, famiglie, persone. Non è possibile. Non ci sentiamo cittadini italiani ormai. Siamo poi siamo in queste condizioni. Beppe, negli ultimi 12 anni l'IGEA ha speso 600 milioni di euro, 600 milioni di euro, e non ha fatto ancora niente. Questo è il documento che ti ho dato io prima. Ecco, leggilo approfonditamente, questa roba qua. In Galles, in Francia, stanno facendo e stanno portando tantissimi turisti. Noi che abbiamo le miniere più belle, ci accontentiamo di 15.000 presenze. Le vie di trasporto sono queste, le vie di comunicazione sono così. Come fai a portare i turisti qua? Devi cominciare dall'inizio. La rete non prende neanche il cellulare. Non prende niente. Quindi qui se facessimo rete, allora... La Carbosulcis ci costa 80 milioni di euro. Pubblici. Andiamo non... però a vedere... L'IGEA blocca i concorsi pubblici, fa lavorare i suoi dipendenti invece di far lavorare... Li mandiamo a casa, mettiamo dei cittadini come te, come me. Allora, competenti, ognuno competente nel proprio settore. Facciamola qua. Senta, noi abbiamo dentro, abbiamo un agricoltore. Un agricoltore che va in Parlamento, abbiamo un operaio che va in Parlamento, poi abbiamo un architetto, ingegneri e tutto, però ognuno nel proprio settore porta avanti il suo discorso perché l'ha fatto, perché lo sa. Quindi è un nuovo modo. Ma no, fagli regolare il casco, così non ci scenderà. Aspetta, te lo regolo? Vuole regolato che c'ha la... Qui c'è più mafia che a Napoli e che a Palermo, Beppe. E a Milano? È possibile che non si sono tagliati i costi della politica? A parte la conversione politica. Aspetta a me, come potremo fare? Non hanno tagliato i costi della politica e ci ammazzano, non ci danno neanche la cassa integrazione. Cioè, è una cosa gravissima. Attenzione. Vabbè, da qua. Mi sentite? C'è Beppe Grillo? Sì. Guarda dove siamo. Siamo qui un mese. C'è Beppe Grillo? Vi ho visto, ciao ragazzi, vi ho visto in televisione, ha fatto una roba con... Cosa volete dirgli? Aspetta, dobbiamo ancora rimanere un pochino
E volevo capire solamente che cazzo siamo venuti a fare qua, Chi ha vuole i miei diritti? Come li vuole il mio collega? Come li vuole gli operai che sono di fronte a te? Ci siamo rotti i coglioni! Basta con questa cazzo di politica di merda! Non ne possiamo più di questa classe di gente politica, di questa strada. Ma quanti sono? Sono due. Sentimento reale. Il movimento del ci proviamo. Sono del Movimento 5 Stelle, no. Sono un po' più incazzati. Sì, ma sembrano. Sì, sono no, non ne possono più, non, non ne possono più. Non ne possiamo più. Siamo tutti, non rimani senza parole. Vogliamo la morale, non vogliamo la casa integrazione. Sì, sì. Che neanche abbiamo ancora la qui è la dignità delle persone. Al più presto possibile. I nostri figli di che cosa devono vivere in questo territorio? Va bene, ma io quello che voglio che dovremmo fare è immediatamente pensare alle vostre famiglie, immediatamente. Cioè non c'è un cazzo da fare qua, non è che aspetti la legge, la politica, questa gente qua sta scappando, sta venendo giù tutto il paese. Io arrivo da Taranto, sono malati, sono pieni di bambini con i tumori, e finirà di nuovo all'italiana. E allora noi facciamo il possibile, andiamo dentro e li mandiamo via tutti. La prima cosa... Tutti. Ecco, abbiamo dei cittadini. Però io vorrei vedervi uscire da lì. No, devi venire con noi. Allora, noi la prima cosa che facciamo, e l'abbiamo detto, e la faremo immediatamente, è un reddito di cittadinanza, che non è beneficenza, è un reddito di cittadinanza di emergenza, bisogna salvare le famiglie. Noi ti chiediamo un'altra cosa anche, di sollevare questo problema, visto che tu hai la possibilità di parlarne pubblicamente a tutti i livelli, che qui sotto dei padri di famiglia sono obbligati a vivere in queste condizioni, che neanche un topo, neanche i topi vivono così, per chiedere solo i propri diritti e un futuro alla propria famiglia. Ti chiediamo di sollevarlo, ci siamo già. Adesso questo apparecchio qua ci sta mandando in onda nel mondo. Siamo in diretta. Qua i sardi anche che vivono all'estero vedono queste cose qua, ci stanno mandando in onda. Mio figlio non va più all'università, ecco, perché non ha lo stipendio! Non riesce più a mandarli i soldi neanche per questo che ti dico che per questo bisogna andare. Ci vogliono rendere ignoranti, ignoranti e poveri, stiamo tornando indietro di 200 anni. Non è possibile, perché il nostro futuro qual è? I nostri figli che non potranno studiare e che quindi saranno ignoranti. Pochi ricchi e tanti poveri, come ai tempi dei tempi del credo Atari. A questi livelli stiamo tornando. Però io voglio capire una cosa, perché se loro, è chiaro che chi dette il lavoro, la dignità del lavoro, però qua bisogna pensare alle vostre famiglie, adesso, immediatamente. Loro devono uscire di lì, andare a casa, ricevere uno stipendio di 1.000 euro messi lì, poi vediamo cosa fare. La prima cosa è l'emergenza, è questa. Poi, lo so, ma sta crollando il sistema. Come possiamo? Il nostro stato d'animo è quello di persone che vedono il Monte Paschi di Siena con un buco di 4 miliardi di euro. Rubano, non si tagliano i costi della politica e noi siamo qua elemosinando la cassa integrazione. Quando poi elettorali sergastano, io quanto un anno e mezzo sto lavorando lì. L'ergastolo ci vuole per chi ruba. Cosa pensi di queste cose qua? Scusa. Che mondo ti lasciamo? E lì venite dentro, in merda. Perché sì, spieghiamo sì. Alcune ma no, cose. Ma loro che devono uscire. Sì, ma ce la stiamo mettendo no, su. Sono loro. Famiglie. Ma devi dare un contributo importante. Gliel'abbiamo chiesto di intervenire pubblicamente e sollevare il problema dei lavoratori di serie B. Perfetto. Perché qui i lavoratori dello stabilimento Alcoa sono stati sistemati già un anno fa. I lavoratori dell'era Lumina sono stati sistemati. I lavoratori delle imprese d'appalto. Ogni volta succede questa cosa. Che non vengono tutelati, perché noi siamo abbandonati da tutti. Non esiste, non è concepibile nel terzo millennio essere in queste condizioni. Non hanno mantenuto questa sono promessa, scappati capito? Ministri, parole, hanno preso le parole e basta. E sono scappati, scappati in elicottero, una vergogna. Questo è un sistema marcio. E non ne ha parlato neanche la stampa che sono scappati in questo modo, l'hanno oscurato. La stampa è collusa completamente col sistema. Qui parliamo
l'ultimo che è il Monte dei Paschi non è 4 miliardi, sono 21, due volte la Parma, due volte, sono coinvolti tutti i vertici dello Stato. Il Napolitano dice che vuole la privacy, ma ti dico veramente, è una roba incredibile, si sono fulminati tutto, e le banche sono dentro, questi sistemi, gli inceneritori sono dentro, le biomasse, sono dove c'è una roba schifosa, c'è sempre una banca che fa il tramite. Quindi bisogna mandarli via tutti, deve crollare il sistema e mettiamo dentro delle persone, persone, cittadini che arrivano, ognuno con la propria esperienza, due legislature, uno stipendio normale, vanno, vanno a lavorare con la loro macchina, in bicicletta o a piedi o prendono mezzo pubblico. È questo, il movimento è questo, non sono io, è un movimento di cittadini che vogliono entrare lì e diventare Stato. Manca lo Stato, manca lo Stato. In un momento così andiamo in guerra nel Mali e facciamo la logistica con la Francia. Facciamo il redditometro in un momento che non c'è più una lira, nessuno spende e ti fanno lo studio di settore sulla tua famiglia, invece di controllare noi, loro, come spendono i nostri soldi, controllano noi. Quindi c'è da rovesciare, non c'è lo Stato. Lo Stato, se ci fosse uno Stato, ti proteggerebbe, ma non succedono negli altri paesi queste robe qua. Capisci? Non c'è proprio, c'è una burocrazia, ci sono 200.000 leggi, l'appalto dell'appalto 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 è l'ultimo e succede questo, perché l'ultimo è così. Allora, il lavoro, sotto questa parola è uscito qualsiasi cosa, ti ricattano col lavoro. Il lavoro non deve essere tutta la tua vita, deve essere una parte importante, poi c'è la tua famiglia, i figli. Non... Allora, bisogna risistemare queste robe qua, ed è un paese da rifare dalla scuola al suo. Cosa deve imparare lei a venire all'università, le aziende dentro l'università che possono creare lavoro con degli stage con gli universitari? Cioè, c'è da ripensare la cultura. Questo è un movimento, non è un movimento politico, è un movimento di civiltà. L'energia con questa roba qua non si può più fare. Qui è una piattaforma che potrebbe essere meravigliosa, la Sardegna, cazzo. Avete vento, sole, è tutto. Ma la rivoluzione verde, se la fanno le stesse banche, gli stessi imprenditori, la stessa industria, non serve a nulla, vi mettono 80.000 pali, voi ci mettete il vento, il grano, i soldi se ne vanno, ce ne portano via. Bisogna riappropriarci di noi, siamo noi lo Stato. E questo è quel che stiamo facendo. No? E stanno andando giù come berilli, te lo giuro. Io non pensavo a una velocità così, perché ieri a Sassari c'erano 20.000 persone, nella piazza di Sassari, ma tutta la Sicilia non ci credeva nessuno. Adesso il voto di scambio non lo prendono più perché non ci sono più i soldi. Quindi la gente, in Sicilia siamo il primo partito, sono entrati dentro, anche lì ci sono dei problemi del MUS, queste robe delle antenne americane, non c'è lavoro. Loro stanno facendo l'ago della bilancia della regione Sicilia, escono in compatti e votano compatti e seguono loro, perché se non seguono loro bloccano tutto. E noi abbiamo questo sistema, o prendiamo i forconi, o li facciamo uscire, prendiamo, ognuno prende un fucile, andiamo e spariamo come matti, perché poi cosa vuoi fare? La reazione è questa. Non abbiamo alternative. All'ingiustizia, io non lo so, io credo di sì. Io non tu, il movimento. Assolutamente, assolutamente sì. Ma vedessi che persone. Perché guarda che succederà quello. Guarda, ci sono qua le persone, te le faccio anche conoscere. Le conosco. Sono persone meravigliose. Ma sono persone che possono essere anche qua in mezzo, perché c'è un operaio, c'è un agricoltore, c'è un astrofisico, ci sono biologi, ci sono geologi, ci sono architetti, ingegneri, c'è maestri di scuola, madri di famiglia con tre figli, che allora andranno a parlare di economia veramente, perché sanno cosa vuol dire tirare su tre o quattro figli in queste condizioni. Cioè, è questa la rivoluzione, è di cultura. Io non posso venire qua a farvi delle promesse. Io vi dico che il nostro movimento è per mandarli via tutti completamente. Vanno via, entrano dei cittadini lì direttamente al posto e poi faremo. Scegliere chi sarà. Il leader è il movimento. Devi cambiare mentalità anche tu. No, il premier, non c'è il premierato in Italia. Allora, dobbiamo cambiare anche mentalità, perché alla fine poi la gente vota sempre la persona e ci hanno ridotto così votando le persone con il leader. Noi dobbiamo votare un'idea dell'economia, un'idea dell'energia, un gruppo, c'è un movimento. Il movimento esprimerà poi attraverso una votazione un portavoce del movimento, che non si chiamano leader. Io sono un garante del movimento. Io controllo che chi entra nel movimento sia incensurato, che non sia iscritto a un partito, che sia residente
presidente in Sardegna o in Sicilia dove vuole andare a governare e che non avrebbe fatto più di una legislatura. Questo, io cosa ti posso dire? Se, noi dobbiamo tirare fuori queste persone, non possono stare lì. Allora, qui li garantiamo, magari no, mettiamo... aspetti, fammi sindacati parlare. Di categoria... No. Fammi parlare. Dovete andare? No, facciamo dentro. Siete tutti nella stessa condizione. Però se dovete andare, andate. Secondo me, convinta a uscire. E convinta a uscire fuori, facciamo. Faremo di tutto. Allora, noi dobbiamo convincere a uscire. Andiamo un po' dentro. Sì. Se no stiamo qua ma ci sono delle persone che vogliono salutare i ragazzi. Un saluto, poi andiamo a pranzo che praticamente non ha ancora pranzato. Facciamo salutare. Poi se c'è un bagno qua, c'è un bagno. No, non c'è. Passiamo alla terra, nel ristorante. Aspetta, fammi fare un inquadratura. Davide, devono riprendere, appassatevi. Ragazzi, ci sono 2000 persone che vi stanno guardando in diretta. L'operaio è licenziato e il politico è saziato, via le lobby delle multinazionali dall'Italia, il potere è all'operaio di nuovo, forza Bari! Ragazzi, tutti insieme dobbiamo lottare per cacciare via questi politici di merda. Avete la solidarietà di 2000 persone, in questo momento vi stanno guardando in diretta. Ma uscite da lì però. Fino a quando non abbiamo garanzie, non usciamo. Alla RAI non lo so, io sono un cittadino come te. Non mi interessa un cazzo. Non abbiamo mai visto nessuno sino a quando non viene un personaggio importante. Solo quando viene un personaggio importante si fanno vedere. Hai ragione. Se c'era sicuramente una paglia, in Italia sicuramente si sarebbero fatti vedere tutti. Ciao ragazzi. Ciao. C'è la solita bolgia sicuramente. Permesso, scusate. Permesso. Mi fate passare per favore? Permesso. Fate passare. Mi fai passare per favore? No, fai passare. Scusa. Deve passare lui allora. Sì. Permesso. Metti da lì su. Permesso. Scusa. Bisogna che manteniamo una finestra aperta su questa realtà, perché quando andiamo via, adesso vado via, io vado via loro, si richiude la finestra e rimanete isolati. Tu lo puoi fare, allora, Beppe. Bisogna mantenere una postazione, qualcosa, ricevere delle informazioni attraverso la rete, in modo da tenervi sempre in opinione pubblica, sempre sotto contatto della gente, aprire una finestra sul blog, sui blog, noi giriamo una finestra sempre lì, quelli là devono uscire da là, immediatamente. Allora, questo movimento è fatto di persone come voi, ora andremo, forse riusciremo, perché la cascata è enorme, stanno andandosene, stanno scappando tutti. Questo caso del Monte dei Paschi sta dando una mazzata, perché è la più grande truffa finanziaria di tutti i tempi, due volte la Parma.
si sono mangiati tutto. Allora, stanno andando giù, scappano, non è che non vengono qua, non vanno in nessuna piazza d'Italia, non c'è nessuno che va a fare un comizio in una piazza aperta. Viaggiano con la Digos, carabinieri, e vanno via, hanno capito che c'è qualcosa di strano. Questo movimento li sta... Posso fare una domanda? Sì, sì. Per quanto riguarda, siccome ti ho sentito parlare della riconversione economica della Sardegna di Torre d'Italia, noi abbiamo un gap da attraversare. Perché quando si parla di conversione, noi parliamo da 50 anni, probabilmente dalla politica marcinescente, e abbiamo una difficoltà. Dal momento che chiudiamo una politica industriale nel nostro paese, che ci ha accompagnato e ci ha fatto vivere comunque economicamente, da questo momento a quando si avrà la riconversione economica, che potrà essere agroturistica, quella che vuoi, e in prospettiva, noi come viviamo? Qual è la tua politica da questo momento a quel momento che si aprirà? Allora, la prima cosa che nel nostro programma, se lo vedi, la prima cosa, proprio dato che siamo in emergenza, quindi nessuno deve essere lasciato indietro, il reddito di cittadinanza, subito. Il reddito di cittadinanza, salviamo le persone, non il lavoro, perché il lavoro non c'è più, il lavoro ce lo dobbiamo reinventare. Ora, se, ora tutte le mie parole possono essere fraintese, ci crediate o non ci crediate, siamo in campagna politica, io non sono un politico, sono un comico, vorrei che voi capiste questo. Io queste cose, questa è la somma di 20 anni di idee sbagliate, di politica marcia, di ladrocinio, lo state scontando voi. Quindi la prima cosa che facciamo è questa, un reddito di cittadinanza. Ma in Sicilia, che sembrava impossibile andare in Sicilia col voto di scambio, non c'è più voto di scambio, non, stanno crollando perché il sistema è crollato, finanziario, non c'è più i soldi. Quindi ti danno il lavoro ma lo stipendio non te lo danno. Siamo diventati il primo partito lì, 15 persone sono entrate in regione, hanno preso il loro stipendio, 75% dello stipendio, hanno fatto un conto dentro la regione e con quei soldi lì, 15, quindi 120 mila euro per moltiplicato 15, stanno facendo microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana, cioè pescatori, agricoltori, gente che ha 10 operai in giù. L'abbiamo già, lo stanno facendo in Sicilia in questo momento. Quindi noi dobbiamo entrare dentro, mandarli via tutti, mandarli proprio via tutti, fare un'indagine fiscale su loro, perché a Parma l'abbiamo fatta, a Parma siamo entrati come sindaco, hanno rubato 1 miliardo alla città di Parma, si sono costituiti parte civile, hanno recuperato già 3,5 milioni sequestrati, hanno mandato in galera il sindaco di prima. Cioè, stiamo facendo, purtroppo abbiamo i mezzi di comunicazione contro. Va bene, capito? Possiamo, però, Beppe, scusa, sì. Va bene la Sicilia, va bene Parma, sì. Monte dei Paschi di Siena. Sì. Ne abbiamo sentito parlare, ecco, guarda, sì, però sì, noi abbiamo un problema che è diverso, sì. Qua nel sul, anche diverso da tutta la Sardegna, sì, sì, sì. Per cui parliamo di alluminio, parliamo di carbone, parliamo di un'economia, sì, che è in ginocchio, in croce, sì. Noi abbiamo una necessità, siccome ti stai candidando, stai andando a dire... Non è candidato lui, non è candidato, no, no, scusate, ma non è candidato, scusate, il partito, il movimento, chiamiamolo come vogliamo, si sta presentando, per cui ha un'idea, giusto? Noi vorremmo capire, siccome ho capito dalle prime domande che ti hanno fatto che non conosci bene la materia riguardo all'alluminio o comunque alle produzioni del paese Italia, perché va bene tutto, la legalità al primo posto, però abbiamo necessità di vivere e per vivere bisogna produrre. E sicché c'è un assetto industriale, noi abbiamo la necessità di capire di chi si sta proponendo, se condivide, sposa con noi le idee che noi abbiamo. Noi ne abbiamo una. L'alluminio è stato classificato da tutti i paesi, non solo quello italiano, un materiale strategico da cui non se ne può fare a meno. L'unico stabilimento in Italia, Porto Vesme, 150.000 tonnellate, questi lavoratori sono dell'indotto. Noi abbiamo la necessità di capire chi sta andando a sedersi a Roma, l'onestà massima, che idea ha, perché per noi l'alluminio deve continuare a esistere, deve continuare a produrre, perché riteniamo che non solo... non ne può fare a meno questo territorio, ma l'intero paese Italia. Per cui, Beppe, va bene, sì. Va bene tutto quello che hai detto, onestà tutto quello, però io ti dico la come l'acciaio dell'Ilva, sì, sono d'accordo. Certo. Abbiamo una differenza però, piccola piccola, enorme. Noi, lo stabilimento non ha il problema che ha Ilva, che ha Taranto. Il nostro stabilimento è stato chiuso perché dei delinquenti, classificati col nome Alcoa, d'accordo con Passera, te lo dico io, me ne assumo la responsabilità, hanno chiuso lo stabilimento. Noi abbiamo la necessità, queste produzioni hanno una partecipazione statale,
serve? Però, per un lasso di tempo, permettimi, dire cosa, fammi dire questo stabilimento è stato regalato dalla classe dirigente politica. Sono d'accordo, locale, da quei delinquenti. Di 2000 miliardi, da quei delinquenti, di qua, da quei delinquenti. Quindi una multinazionale, no, è arrivata, ha preso questo stabilimento gratis, con tutte le case, con tutti i beni mobili, dopo 16 anni si trova ad andarsene sbattendo la porta, chiudendo, lasciando tutti gli operai in strada. Quelle ieri, e i responsabili che nel 94, 95 regalarono questo stabilimento, oggi sono ancora al potere. Okay, sì, sì. E dobbiamo fare questo tutto è il problema. Per diciamo tutto. Lo dobbiamo dire. Ma c'hai una fabbrica che i colpevoli sono ancora qua. Sono ancora qua e rappresentano le istituzioni. Coloro che hanno regalato questo stabilimento e hanno regalato le statali, hanno regalato alle multinazionali. Perché questi chiudono. Però tu c'hai una fabbrica vergogna. Adesso tu c'hai una fabbrica chiusa e serve che cosa, Beppe? Serve una cosa molto chiara, che in questo lasso di tempo 31/12/2012 chiuso lo stabilimento, serve che nell'arco temporale minimo, brevissimo, lo Stato traghetti lo stabilimento da subito verso il nuovo proprietario, ma riavviandolo, perché è possibile una soluzione ponte che ci permette di riavviare lo stabilimento in attesa che... Perché noi non lo escludiamo e non ci fa schifo. Quello stabilimento fa 70-80 milioni di euro di utili all'anno, che gli americani si sono fottuti, si sono fottuti in barba al popolo italiano. Per cui abbiamo la necessità che quello stabilimento... E siccome non ci piace come sta pensando il caro De Vincenti e come pensa Passera, abbiamo la necessità, attraverso te e attraverso chiunque ci venga a trovare, perché noi siamo disponibili ad ascoltare tutti, che porti il messaggio chiaro. Quello stabilimento deve essere riavviato dallo Stato, tanto per non essere giro. Poi facciamo tutti i ragionamenti che vogliamo. Si nazionalizzano queste cose qua. Perfetto, per cui Beppe, siccome mi hanno detto, no vai sull'alluminio, no. Ecco perché ti ho detto, c'era un'informazione non corretta. Io non avevo capito del tuo lavoro, ma tu non hai capito una cosa del movimento, che queste istanze non puoi delegarle a me. Devi venire tu con me. Sì. Devi venire tu dentro con la gente. No, devi venire nel movimento. Devi staccarti da quella classe politica che ti ha portato fino a qui oggi e devi venire nel movimento. No, non puoi dare le colpe o chiedere a Beppe Grillo di salvare l'Italia. Non è così. Ma no, nel ruolo in cui sono io, Beppe c'ha un ruolo, nel ruolo in cui sono io, della parte sindacale, con la guida dei lavoratori e con tutti i movimenti, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il movimento sindacale, e siccome il sindacato con i lavoratori è in piazza ogni giorno e questi lavoratori l'hanno dimostrato prendendosi le manganellate, le denunce, non è che noi adesso ci si chiede ancora a noi di assumerci ancora di più le responsabilità. Non si può aggredire così. No, ma non lo, guarda che il mio modo di parlare. Ma non lo, però scusa. Ma non mi conoscete. Ma guarda che non mi conoscete. Siamo ma no, ma non esiste. Non sta aggredendo Beppe, ma stiamo scherzando. Ma questo è lo sfogo del bisogno che abbiamo. Che sta dicendo? Ma non è questione mica che lo sta riprovando. Noi siamo operai. Siamo operai in lotta. Calma, torniamo come prima che parla uno per volta. Scusa. Devi sentirti protetto da uno Stato. Sono che non c'è più. Sono d'accordo. Non c'è più. Allora, il tuo nemico ormai è una burocrazia. È una burocrazia immensa. Il tuo nemico è una legge sul lavoro di 200. Il nemico sono che qui non c'è più lo Stato. Non c'è lo Stato. Se in Francia lo Stato lo senti, e se sei difficoltà, lo Stato ti salva, non ti fa chiudere, non arriva qua a questi punti qua. Noi dobbiamo ripristinare lo Stato in Italia. Lo Stato si deve prendere l'alluminio e l'acciaio, perché l'acciaio è produzione dell'Ilva, l'80% è produzione interna, quindi è strategica come l'alluminio. Si prende in carico lo Stato, ma lo Stato bisogna cambiare questa gente qua che c'è lì. Lo Stato diventiamo noi, anche tu. E per quanto riguarda i sindacati, io mi sono espresso, la triplice, i grandi sindacati, sono stati complici di questo sfacelo che ci ha portato a questa situazione. Quindi i grandi sindacati, non i piccoli sindacati o le cose. Allora,
sono un partito politico come gli altri. Allora, negli Stati Uniti e in Germania gli operai e gli impiegati hanno una compartecipazione alla proprietà dell'azienda. È vero. È uno scalino in più. Io quando andavo a parlare alla Telecom, nei consigli di amministrazione, che la proprietà era del 75% dei piccoli azionisti, i piccoli azionisti non erano minimamente cagati, dovevano stare lì. E allora negli Stati Uniti c'è il piccolo azionista, l'operaio, c'è, che sono lì nel CDA e decidono la politica industriale insieme agli amministratori delegati. È questo l'evolversi del sindacato, dovrebbe essere così. Però qui manca tutto, manca lo Stato, manca, c'hai la burocrazia e c'hai 270.000 leggi. Chiudo io. Leggi sul lavoro, l'hai mai visto? Ci vuole un giusto lavorista per capire... Beppe. Ti ringraziamo, so che tu devi andare a pranzo, ora è un comizio. Io la cosa che faccio. Ti ringraziamo per la visita e per la solidarietà, ti chiediamo di portare in tutte le sedi opportune e soprattutto poi al risalto mediatico il nostro problema di lavoratori, a prescindere dalle sigle sindacali, dalle simpatie politiche, da tutto quanto, che stanno lottando qui giù e si trovano in questo cunicolo, qui sotto, come ho detto prima, a rivendicare il diritto al futuro per la propria famiglia e al lavoro. Solo quello ti chiediamo. Ricorda, Beppe, questo che succede in Grecia è la provincia, lo sai, più povera d'Italia. Per arrivare alla media nazionale, che è già altissima, di disoccupazione, noi dovremmo creare 7-8.000 posti di lavoro. L'Italia ha una media altissima. Scusa, tu sei un lavoratore di qua? Sì, io sono. Perché non vi armate con un computer, una connessione internet e vi mettete online in modo che tutti possano contattarvi? Lo facciamo. Non costa molto. Allora, è che qua è un sistema che è crollato, non è che veniamo qua e puoi dire signori, il lavoro c'è, qui bisogna salvare prima che il posto di lavoro, perché il lavoro ce lo dobbiamo reinventare, magari loro invece di andare in miniera potranno lavorare alla trasformazione del sito in un'altra cosa, magari in un sito di archeologia mineraria, non lo so, lo stesso lavoro. Allora qui bisogna salvare le persone, le famiglie e le persone, dietro i numeri ci sono le persone. Allora la prima cosa, siamo in emergenza, quindi il Movimento 5 Stelle l'ha messo come prima cosa, un reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è minimo per la sopravvivenza delle persone, si parte da lì. Allora se una persona ha garantito una sopravvivenza di, non so, di 1.000 euro al mese, si può allora parlare con calma di una riconversione, ma non puoi parlare con della gente che non prende una lira, che sta lì, che vive in un buco, non puoi dire ragazzi abbiamo la soluzione, non c'è. Per prima cosa bisogna cercare di convincerli a venire fuori, portare le ragioni dentro il nostro movimento, perché il movimento nostro non è un partito di deleghe politiche. Loro, se mi delegano una cosa, io non so cosa dirgli, perché non sono io quello che delega le loro proposte, sono loro che devono entrare dentro il movimento e portare avanti. Noi nel movimento c'è un agricoltore che porta avanti la sua proposta sull'agricoltura, ma è un agricoltore, abbiamo ingegneri, architetti, insieme possiamo progettare una roba, non certo io aggrego persone e garantisco che dentro il movimento non ci entrano dei condannati, della gentale, faccio il garante, non sono il leader del movimento, il movimento è il leader, quindi loro se vogliono proseguire l'alluminio, che mi ha fatto un discorso il sindacalista molto giusto, che io non avevo, un conto è il carbone che potrebbe anche finire per facciamo energia con un altro, in altri modi, ma l'alluminio è strategico, come l'acciaio di Taranto. E noi siamo imprese, ecco, quindi qui hanno svenduto la vita delle persone alle multinazionali, al libero mercato, alla speculazione. Hai capito? Quando fai delle SPA, come la banca, non la banca Monte dei Paschi, hanno aperto al mercato, ci sono entrati gli speculatori, ignuti, questa gente qui, Caltagirone, e si sono mangiati il patrimonio della banca, che non era loro, era dei senesi, dei toscani, se lo sono polverizzato in banca, così mettendo la banca un SPA nel libero in borsa, hai capito? Tutti sapevano, tutti sono coinvolti. È il più grande scandalo della storia. E il risultato è questo, il risultato che hanno drenato e non si può pensare che noi siamo una nazione civile con queste cose qua, assolutamente. Ecco, ma il sardo cosa rimane da fare? Il sardo deve, qui ci potrebbe essere, ora io
Io per arrivare qua ci ho messo 3 ore e mezza, ho sbagliato strada, strade sterrate, non c'è una roba, non ci sono ferrovie, non ci sono strade. All'aeroporto, dicevo, l'aeroporto di Cagliari, se tu vai c'è un cartello, che era bello l'idea di dire autunno in Sardegna, il turismo con tutte le sagre, era alle partenze. Cioè, hai capito? Tu parti e dici, mi sono perso quella cosa lì. Hai capito? Bisogna ristrutturare mentalmente, ma mandare via questa gente qua. Non è facile, ma adesso forse c'è un segnale di speranza, forse c'è questo segnale che abbiamo attivato. Non ti so dire che posso risolvere i problemi, non li risolviamo in una settimana, però se nessuno rimane indietro, se mettiamo un reddito di emergenza, che facciamo sopravvivere le persone, non in un buco, ma sopravvivere, allora possiamo ragionare insieme, ci metteremo 5 anni, 7, 10, tutti insieme a fare un sacrificio, tutti insieme. I soldi li prendiamo, Presidenza della Repubblica 240 milioni, 3 miliardi di rimborsi elettorali ai partiti, li tagliamo, 1 miliardo ai giornali, li tagliamo, doppi incarichi, pensioni, vitalizi, tagliamo, togliamo province, comuni, andiamo a prendere i 98 miliardi di evasione fiscale delle consociate, delle slot machine, che sono consociate, sono concessioni governative, no? 98 miliardi, 4 finanziari, e questa gente, questa gente qua che è al governo. Appunto, sì, lo sto dicendo, e questo qui... Lo sta dicendo? No, ma il assolutamente, mandando in rovina tutte le famiglie. Ecco, sentilo, è giusto, perché si sono divisi destra e sinistra, i bingo la sinistra, le slot machine magari la destra, concessionari governativi, sono divisi, sono in società, sono sempre stati in società, hai capito? Hanno sempre fatto finta di bisticciare. Poi dietro era la stessa cosa, io chiamavo PDL, PD-L, hai capito? Hanno convissuto, lo scudo fiscale se lo sono fatto per questi casini qua. E la destra e la sinistra non è andata a votare, poteva cadere il governo Berlusconi, non sono andati a votare per farlo passare lo scudo fiscale. Ora capisci perché? Tangenti da miliardi passavano e ripuliti col 5%. Cioè, sono un'associazione criminogena. I partiti vanno lasciati, vanno sciolti, è il passato. Dobbiamo avere questo coraggio di fare questa grande, ma è già così perché l'economia non dà più scampo. Allora, io dico quello che posso dire io. Il lavoro magari dovremmo reinventarcelo tutti assieme, non io, loro, insieme, però per garantire la sopravvivenza delle persone prima del lavoro. È questo che dico. Allora, se c'hai un reddito fisso che ti dà 3 anni di tempo, che non devi morire in 3 anni, poi ti viene magari attraverso il collocamento dove ci saremo noi con la rete trasparente, ti verranno offerti 2 o 3 lavori. Se poi non accetti, ti tolgo il sussidio. Ma in tutta Europa è così, non è che ci inventiamo niente. Certo. Non è così, hai capito? Allora, possiamo respirare, non è che devi accettare qualsiasi lavoro, andare in una miniera a 1200 euro al mese. Hai capito, è questo, l'abbiamo messo al primo posto perché io giro tutta l'Italia, ci sono centinaia di queste realtà, non proprio così gravi che ho visto qua, ma il senso è centinaia di Ilva, di questo, di Sulci, centinaia, abbandonati, appena arriva il riflettore, un attimo, ne se ne parlano 2 giorni sui giornali, poi spengono loro. Chi aveva fatto in miniera qualche mese fa? Dove è finito quel politico? È tornato. E allora bisogna tenere viva l'informazione, voi dovete fare una postazione qua. Senti, perché non gli portate un computer con una connessione internet da solo nel buco ai ragazzi? Ce l'avete già? Oh, forse ce l'hanno già, ragazzi. Alle 4 in piazza, in piazza. Ragazzi, forse ce l'hanno già un computer collegato a internet. Adesso, se riesco, vi faccio sapere. Finalmente. Ciao. Scusa, mi dici quanti giorni ti sei? Ma hanno un computer qua, i minatori nel buco? Hanno un computer i ragazzi nel buco? Chi? Del buco? Sono quelli no, non lo so. Sinceramente bisognerebbe darglielo se non ce l'hanno. Cosa, in diretta? In diretta, certo. Ciao. Sempre in diretta. Ciao a tutti. Ci sono 2000 persone che ci ascoltano. Provincia Carbonia Iglesias. Saluta a tutti. Allora dovremmo vedere se non ce l'hanno di dare un computer collegato a internet a quelli che sono nel buco là sotto. In modo da aggiornarsi e da tenere aggiornati gli altri. Sì. Sì. Aspetta, però adesso sono in diretta. Ne parliamo dopo. Ah sì, sì, lo so che sono lezioni a maggio, Iglesias. Non lo so. Vedremo. Certo.
Bologna come certo, miniere, eh. Certo, certo, certo. Ricordati. Scusate, chi è che c'ha il mio zaino? Alessandro. E dov'è Alessandro? Ciao, ciao. Perché qua la batteria fra poco mi abbandona. Dov'è Alessandro con lo zaino? Alessandro zaino. Ma dov'è che stiamo andando adesso? Emanuela, secondo te ce la faccio a tornare ai ragazzi che sono... me la tieni questa intanto, per favore, che mi sta volando lì. Questa lasciata. Ma devo andare dei ragazzi del buco di nuovo. Una cosa. Vieni con me, dai. Ragazzi, come mi avete chiesto, sto tornando da quelli che sono nel buco. È di qua, vero? Ecco. Aspettate un attimo, spero che non mi abbandoni la batteria proprio adesso, perché essendo in macchina non è stato facile attrezzarmi. Ragazzi, scusate, ci siete? Ragazzi, mi sentite? Volevo chiedervi una cosa. Ma voi qua siete collegati in rete? Avete un computer collegato in rete? No. Ma se riusciamo a farvelo avere un computer, in modo che così vi aggiornate e aggiornate il mondo su quello che succede qui. Basta un computer con una connessione internet. Chi è che vi rappresenta qua sopra? Con chi devo parlare? Dimmi un nome. Manolo, ok. Parlo con lui. Ma lo stanno... Qual è la domanda? Dimmelo, glielo faccio io. Ma ragazzi, ma non dovete cercare la soluzione. Allora, probabilmente sì, noi siamo venuti per vedere la situazione. Per esempio il carbone, secondo me e anche secondo lui e credo secondo tutti, non è strategico. L'alluminio forse è diverso, io non ti so rispondere. E non so neanche se Beppe in 500 ti sa rispondere. Ma il punto non è la strategia. Vabbè, insomma, il fatto che l'alluminio sia strategico. Il problema è intanto tirarvi fuori da lì e dare a tutti quelli che sono in situazioni come la vostra un reddito di cittadinanza. E poi se l'alluminio è strategico si fa qualcosa per farlo continuare, altrimenti si cambia, si reinventa un altro lavoro. Io non ti so rispondere. Non ti sento, urlo un po'. Sì. Allora è come la... Ok, ho capito. Se le cose stanno come dici, è ovvio che allora è importante mantenerlo. Però io non lo so, non parlo di quello che non so. Ripeto per chi ascolta, l'Italia sta comprando alluminio da fuori e nel frattempo hanno chiuso qui una fabbrica produttiva. D'accordo. Grazie ragazzi. Ecco, invece io ho visto fallire tanti comuni, tante cose dove ci sono professionisti della politica. Uno che porta avanti una famiglia ha molte più opportunità di governare meglio di un politico che ha solo rubato. Senti, ma una domanda, vedo che avete bandiere della CGIL e della CISL, ma voi vi sentite tutelati da quei due sindacati? Sì. Salvano le multinazionali, li permettono il lusso di venire. Ok. Costringerci
Ragazzi, scusami, io devo lasciarti perché fra l'altro ho la batteria che mi sta abbandonando. Volevo, vado a cercare Manolo per dirgli di portarvi un computer con internet, così le vostre, i vostri aggiornamenti li potete dare direttamente in linea. Comunque adesso vi hanno guardato, sia prima che adesso, 2000 persone, tutti vi esprimono solidarietà. Però molti mi dicono, togliete quelle due bandiere da lì, perché molti non sono sicuri che vi abbiano dato una grossa mano quei due lì, eh. Vedete voi. Bene. Vedete voi, in bocca al lupo ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Andiamo a cercare Manolo. Andiamo. Dai, da, io ho chiesto di quelle bandiere, loro sono ancora convinti che la GIL e la CGL li aiutano. Io non lo so. Io non lo so. Parlateci. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao, oh, grazie Manuela per avermi fatto da scorta. Allora, andiamo. No, poi un discorso da fare, quello fondamentale, qua dentro ci sono dei commentatori, tu li vedi, tappeta barbe. Sì, 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 sì. Certo, certo, certo. Per continuare a mangiare, a coltivare il loro certo. Penso sia la cosa più grave. Certo. È proprio così. Comunque è stata, guarda, io sono toccato da questa esperienza perché non mi aspettavo di trovare. No, guarda, loro sono qui da un mese, ci sono persone veramente. Da poco hanno fatto un servizio anche su video, c'erano delle persone con le lacrime agli occhi disperate, veramente, guarda. Eh sì, oh, ecco lo zaino. Ma se abbiamo finito, ormai mi sa che ce la fa. Ma abbiamo finito? Dai. No, vabbè, in piazza che c'era, sto parlando qua, di questa fermata qui. Vabbè, in piazza è un'altra roba. Grazie, eh. Dov'è Manolo? È là. Salvo, lasciate, te lo metto dentro al pannello. Grazie, grazie. No, ragazzi, lo zaino non ha bisogno del pannello solare, a parte che con questo sole qua ho le batterie cariche, solo che non ho avuto il tempo di connetterlo, tutto qui. Risolve questi problemi, però se mandi a casa questa gente, scusa, mi fai passare dai un segnale forte e magari questa gente esce da quel buco lì, esce perché magari deve uscire da lì, assolutamente. Io non ho la bacchetta magica, io non sono il leader che va su e fa, io posso dire uno di voi venga dentro il movimento, c'è un agricoltore dentro che andrà in Parlamento. Io ho parlato con i pescatori di Mazara del Vallo, il capo della cooperativa dei pescatori è laureato alla normale di Pisa, è un pescatore. Io voglio questa gente qua dentro, voglio che uno che ha fatto il minatore venga lì con una carica e venga lì e parli di che cosa dobbiamo fare e come riconvertire il settore minerario. Allora, li fai lavorare fuori dalla miniera, magari dalla bonifica, però hanno uno stipendio a non portare a casa, non li puoi abbandonare, ma che uno Stato che abbandona delle persone così, alla fine poi sai cosa succede? Prendono i fucili, ma cosa devi fare? Morire così? Prendi i bastoni? Allora, noi siamo quelli che riempiamo questo buco della disperazione, perché sono disperati. Ce ne sono migliaia di questi casi qua, dall'Ilva, ma tutte, quando togli la televisione e le cose, la finestra dell'opinione pubblica si chiude, rimane la disperazione, loro da soli, loro vanno a casa, se le raccontano, i sindacati che dicono, e rimane così, all'italiana, sempre all'italiana, perché... Perché la stessa gente che ha causato questo è ancora a governare lì. Questa è una causa che arriva da 20 anni, si sono svenduti tutto. Come la Monte del Paschi, si sono svenduti tutto. L'azienda l'hanno svenduta, hanno svenduto beni, hanno dato patrimoni, hanno messo in borsa, speculazione, hanno fatto questo. Questo è il capitalismo, cari signori. Questo è il capitalismo, che funziona solo se non c'è democrazia. Funziona solo in Cina perché sopra ci sono i maoisti e allora fanno il capitalismo senza democrazia e funziona. Noi dobbiamo trovare un'alternativa, i cittadini che diventano Stato. Allora se io ho dei cittadini Stato, allora lo Stato se la prende, se la nazionalizza una roba così, se è alluminio e serve. Riversi sul pubblico. Ma assolutamente, i privati io li escludo. Lo Stato non deve far chiudere le aziende che sono strategiche per il tuo paese. Non puoi far chiudere l'alluminio o l'acciaio o l'agricoltura.
Ma c'è gente, piccole aziende agricole che ci daranno da mangiare fra 10 anni, che chiudono, perché hanno, c'è una legge Unione Europea che non ha condiviso, non ha firmato, ha firmato qualcuno di qualche multinazionale. E vai a vedere, i finanziamenti all'agricoltura sono un terzo del bilancio dell'Unione Europea, vanno alle multinazionali, vanno alle grandi cooperative, al contadino non ci arriva niente. Qua producono a metà, il costo è il doppio e devono vendere alla metà. Ma come fanno? Ma c'è il bastone. Questa gente vive in un piano parallelo, non sanno la vita. Se questo qua dice che bisogna lavorare fino a 70 anni, quell'altro gli dice il redditometro adesso. Vuol dire che vivono in un piano sfalzato dalla realtà. Quindi, psichiatricamente bisogna analizzarli questi qua, non dal punto di vista politico. Devi chiamare un neuropsichiatra e dire, li prenda un po' in cura. Cosa fa questo qua? Si è reso conto dove vive. Bisogna mettere un cartello nella loro auto blu quando escono e c'è scritto state attenti, entrate nel mondo reale. Non possono capire i problemi dei lavoratori se non sanno cosa si Manolo. Perché non andate a fare interviste su queste cose? Manolo, devo chiederti una cosa, Manolo. Manolo, ti devo dire una cosa. Tutti qua, dai. Manolo, scusa Manolo. I ragazzi che sono nel buco mi hanno detto che posso parlare con te. Sì, grazie. Dateglielo un computer collegato in rete, daglielo a quei ragazzi. Va bene. Una chiavetta internet, in modo che loro possano comunicare col mondo quello che succede, sono aggiornamenti. Così non aspetti che il giornalista venga lì. Loro danno l'informazione, come sto facendo io, sai che ho 2000 persone collegate con questo cazzo di telefono? Dai una webcam, un computer e una chiavetta internet e li fai comunicare loro direttamente. Perché l'intermediazione del giornalista? Certo, loro direttamente parlano con tutti quanti. Va bene. Ok? Va bene, grazie. Casomai contattami via Facebook. Ok, ciao. Ciao. Andiamo. Oh, la batteria mi sa che ce l'ha fatta. Bene, signori, io chiudo. Ci vediamo più tardi, credo che adesso andremo, che ore sono? Minchia, sono le 4:15, mi fa che adesso andiamo direttamente al comizio di Carbonia senza mangiare, mangiamo dopo, pazienza, ci vediamo più tardi, ciao a tutti.